Sono Inés Suárez, suddita nella leale città di Santiago della Nuova Estremadura, Regno del Cile, anno 1580 di Nostro Signore. Della data esatta della mia nascita non sono certa, ma stando mia madre venne alla luce dopo la carestia e la terribile pestilenza che devastarono la Spagna alla morte di Filippo il Bello. Non credo fosse stata la scomparsa del re a provocare la peste, come diceva la gente, vedendo passare il corteo funebre, che lasciava dietro di sé per giorni, sospeso nell'aria, un odore di mandorle amare. Ma non si può mai dire. La regina Giovanna, ancora giovane e bella, percorse in lungo e largo la Castiglia per oltre 2 anni, portandosi appresso quel feretro che apriva di tanto in tanto per baciare le labbra del marito, nella speranza che risuscitasse. A dispetto degli unguenti dell'imbalsamatore, il bello puzzava. Quando io venni al mondo, la sventurata regina, pazza dalle gare, era già stata reclusa nel palazzo di Tordesillas insieme al cadavere del consorte, e ciò significa che ho sul groppone almeno una 70ina di inverni e che prima di Natale mi toccherà morire. Potrei dire che è stata una gitana sulle rive del fiume Gerte a pronosticare la data della mia morte, ma sarebbe una di quelle falsità cui si dà forma nei libri e che per il fatto di essere stampate sembrano vere. La gitana mi predisse semplicemente una lunga vita, genere di augurio che si fa a chiunque in cambio di una moneta. È il mio cuore frastornato ad annunciarmi la prossimità della fine. Ho sempre saputo che sarei morta anziana, in pace e nel mio letto, come tutte le donne della mia famiglia. Per questo non ho esitato ad affrontare molteplici pericoli, dal momento che nessuno se ne va all'altro mondo prima che sia giunto il suo momento. Tu andrai morendo vecchietta, non prima, signorai, mi tranquillizzava Catalina nel suo affabile castigliano del Perù, quando il galoppo insistente che sentivo nel petto mi scagliava a terra. Ho dimenticato il nome in quechua di Catalina e ormai è tardi per domandarglielo, visto che l'ho seppellita nel patio di casa mia molti anni fa. Ma sono assolutamente certa della precisione e della veridicità delle sue profezie. Catalina entrò al mio servizio nell'antica città di Cuzco, gioiello degli Inca, all'epoca di Francisco Pizarro, quell'audace bastardo che secondo le male lingue in Spagna accudiva i maiali e finì per diventare marchese governatore del Perù, sfiancato dalla sua stessa ambizione e dai numerosi tradimenti. Ironia della sorte, in questo nuovo mondo non sono in vigore le leggi della tradizione e tutto è aggrovigliato. Santi e peccatori, bianchi, neri, mulatti, indios, meticci, nobili e braccianti. A chiunque di loro può succedere di trovarsi in catene, marchiato col ferro incandescente e che la fortuna poi lo innalzi di nuovo. Ho vissuto più di 40 anni nel nuovo mondo e ancora non mi sono abituata al disordine, benché io stessa ne abbia beneficiato, dato che se fossi rimasta nel mio paesino d'origine, oggi sarei un'anziana qualsiasi, povera e cieca per il tanto cucire pizzi alla luce di una lanterna. Là sarei Inés, la sarta della strada dell'acquedotto. E qui sono Doña Inés Suárez, signora tra le più influenti, vedova dell'eccellentissimo governatore Don Rodrigo de Quiroga, conquistatrice e fondatrice del Regno del Cile. Ho perlomeno 70 anni, come ho detto, ben vissuti, ma la mia anima e il mio cuore, ancora imbrigliati in spiragli di gioventù, si domandano cosa diavolo sia successo al corpo. Quando mi guardo nello specchio d'argento, il primo regalo di Rodrigo per le nozze, non riconosco la nonnina coronata da capelli bianchi che a sua volta mi guarda. Ma chi è questa che si burla della vera Inés? La esamino da vicino nella speranza di trovare in fondo allo specchio la bambina con le trecce e le ginocchia sbucciate che ero, la ragazza che scappava nei frutteti per fare l'amore di nascosto,
la donna matura e appassionata che dormiva abbracciata a Rodrigo de Quiroga. Sono lì, appostate, ne sono certa, ma non riesco a intravederle. Oramai non monto più la mia giumenta, non porto né cotta di maglia né spada, e non per mancanza di coraggio che ho sempre avuto in eccesso, ma per difetto del fisico. Mi mancano le forze, mi fanno male le giunture, ho freddo alle ossa e la vista appannata. Senza le lenti da scrivano che ho commissionato in Perù non potrei scrivere queste pagine. Volevo accompagnare Rodrigo, che Dio l'abbia in gloria, nella sua ultima battaglia contro gli indios, ma non me lo permise. «Sei troppo vecchia per queste cose, Ines», disse ridendo. «Almeno quanto te», risposi, benché non fosse vero, dato che era più giovane di me di alcuni anni. Credevamo che non ci saremmo più rivisti, ma ci congedammo senza lacrime, certi che ci saremmo ritrovati in un'altra vita. Da tempo sapevo che Rodrigo aveva i giorni contati, nonostante lui facesse di tutto per dissimulare. Non lo sentii mai lamentarsi, sopportava stringendo i denti e solo il sudore freddo sulla fronte denunciava il suo dolore. Partì per il sud febbricitante e maciato, con una pustula in suppurazione a una gamba che tutti i miei rimedi e le preghiere non erano riusciti a curare. Si accingeva a realizzare il suo desiderio di morire da soldato nel tumulto del combattimento e non sdraiato tra le lenzuola del letto come un vecchio. Io avrei desiderato essere lì per sostenergli la testa nell'istante finale e per ringraziarlo dell'amore che mi aveva donato nel corso delle nostre lunghe vite.